Ed eccoci con gli highlights dell'ultima tappa del Tour of the Alps, la partenza dalla Valle del Chiese per questa tappa caratterizzata da una fuga numerosa che ha raggiunto il circuito finale di Riva del Garda con nomi di spicco come quello di Thibaut Pinot, Felix Groschartner, Alessandro De Malchi, Tony Galopin, Nicola Roche e tanti altri. Al passaggio dal Gran Premio della Montagna del Lago di Tenno rimanevano in 7 al comando e in picchiata verso il passaggio sotto il traguardo a Riva del Garda. Dal gruppo intanto usciva Brambilla, Storer cercava di riportarsi sugli uomini al comando, ma proprio in questo frangente c'era l'attacco di Felix Groschartner della Bora Hansgrohe, che proprio in corrispondenza dell'ultima ascesa verso il lago di Tenno, quando nel gruppo alcuni atleti finivano a terra, attaccava con decisione e in solitaria percorreva quindi gli ultimi chilometri di corsa. Alle sue spalle Roche e De Malchi riuscivano comunque a mantenere pochi secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, che invece riprendeva tutti gli altri atleti che facevano parte della fuga. Discesa molto veloce anche quest'oggi in picchiata verso il traguardo di Riva del Garda, un traguardo che ha sorriso al portacolori della Bora Hansgrohe, Felix Groschartner, che dopo il secondo posto di Naturno può festeggiare il successo in questa ultima tappa del Tour of the Alps. La bella vittoria di Groschartner, voluta e cercata sin dall'inizio di questa edizione 2021 del Tour of the Alps. Ottima la condizione di forma del corridore austriaco, che sarà al via anche del prossimo Giro d'Italia. Per quanto riguarda invece la classifica generale, Simon Yates riesce a mantenere agilmente la maglia di leader della classifica, andando così a vincere il Tour of the Alps 2021. E Simon Yates, il vincitore dell'edizione 2021.